Leandro, Palermo che vive un momento difficile, è tornato per la prima volta in stagione in zona retrocessione. Tu come vedi la squadra di Novellino? Sicuramente sta vivendo un momento, come hai detto appena tu, molto difficile. Cambiare allenatore di solito ti porta quel pizzico di entusiasmo in più che può far dare ai giocatori magari quella marcia che serve per cercare di svoltare. Un momento difficile, un momento critico, soprattutto comunque vedendo e guardando comunque le altre come Carpi e Frosinone che non si sono fermate e continuano a correre. Bisogna rimboccarsi le maniche, sicuramente. Non sarà semplice, perché non sarà semplice, però è l'unica strada praticamente da percorrere da qua fino alla fine. Tu hai vissuto l'epoca d'oro del Palermo di Zamparini, come vivi questi momenti con Zamparini che ha ammesso anche di volersi disimpegnare dal Palermo? Dispiace tanto, perché comunque alla fine io nella mia età, no, che ho vissuto comunque l'era di Ferrara per poco tempo e poi l'avvento di Zamparini che ha portato comunque un'ondata di entusiasmo a Palermo e tante cose belle, e quindi io da palermitano non posso che ringraziare Zamparini per quello che ha fatto. Spero che lui riesca comunque a trovare comunque l'equilibrio giusto di nuovo, che possa garantire comunque a questa città e a questa società quello che merita, perché Palermo merita tanto. Adesso ci sono 8 sfide decisive per la salvezza. Tu come vedi il calendario del Palermo, come vedi la corsa con Carpi e Frosinone? Un calendario molto difficile sicuramente il Palermo, però ti ripeto, ogni partita può diventare decisiva, perché comunque, come hai detto tu, ne mancano poche. Bisogna guardare a se stessi, anche se più si va avanti meno partite ci sono, e quindi per forza di cose devi guardare alle altre. Ti ripeto, già da domenica, se non sbaglio, gioca col Chievo, sarà una partita comunque difficile, che comunque è vero che il Chievo sta in una posizione di classifica molto tranquilla, ma sicuramente troverà comunque una squadra molto agguerrita, perché comunque è giusto che sia così, e sarà difficile. Passando a te Leandro, tu hai praticamente appeso gli scarpini al chiodo, stai pensando a una nuova carriera da dirigente, stai lavorando anche con Perinetti, che esperienza stai avendo? Sono arrivato al punto di fare una scelta del genere perché con i problemi fisici che avevo avuto ero stanco, non riuscivo a rendere più per come rendevo, e non mi andava di prendere in giro gli altri e di prendere in giro soprattutto me stesso. Mi piace comunque alla fine quello che sto facendo, sono vicino al direttore, comunque alla fine è una persona che ho sempre stimato da ragazzino, c'è sempre stato un rapporto comunque negli anni, adesso cercherò di strappare a lui ogni minimo particolare per accrescere questa mia competenza. E chissà, magari un futuro al Palermo. Ma quello vedremo cosa succederà. Di sicuro comunque alla fine, come sapete bene, Palermo comunque è casa mia e la mia città, e quindi voglio un gran bene a Palermo e al Palermo come società.